Dopo circa un anno di lavori, finalmente viene consegnato al quartiere Piazza Santissima Trinità. Andiamo a sentire la gioia e le voci del sindaco di Andria Nicola Giorgino, dell'assessore lavori pubblici Gianluca Grumo e del parroco della parrocchia qui di fronte, Don Peppino Buonomo. Infatti molti chiedevano a me, che sono parroco di questa parrocchia, di questo territorio, quasi come se la piazza fosse della parrocchia. Ecco, ed è giusto che sia sentita così, cioè come un bene di tutti, del quartiere e non di nessuno. Dicevo poco fa anche ai ragazzi dell'oratorio, è un bene pubblico. Pubblico significa di tutti, del popolo, non di nessuno. E quindi dobbiamo sentirci tutti responsabili nel saper custodire questo luogo, appunto. È evidente che si tratta di percorsi abbastanza lunghi che necessitano di circa 5 anni nel caso di specie, tra quando matura l'idea, da quando si condivide a quanto si realizzano, ma nelle opere pubbliche in genere è così. Tante altre opere pubbliche stanno in fase di ultimazione e come queste saranno consegnate alla città. Poi ci sono anche delle opere pubbliche che purtroppo per situazioni di sopravvenute non si riescono a consegnare, come per esempio quella realizzata nel quartiere Fornaci, per il quale c'è stato un problema che si sta cercando di ultimare. E quando si dice che si sta cercando di ultimare non è che si vuole postergare o postergare il termine di consegna, perché i lavori sono ultimati, sono emerse delle infiltrazioni che hanno riguardato la realizzazione di quei lavori e si sta cercando, prima di consegnarle alle due parrocchie, di eliminare quell'inconveniente e comunque cristallizzare la situazione in modo tale da evitare che per l'ente ci siano successivamente dei danni. Finalmente, dopo diversi mesi d'attesa, la Piazza Santissima Trinità è pronta. Sì, finalmente. Siamo contenti perché per noi rappresenta un'opera importante di riqualificazione, rappresenta quel percorso che da anni abbiamo posto in essere di riqualificazione della nostra città. Siamo anche consapevoli che Piazza Santissima Trinità rappresenti realmente un simbolo per la città, specialmente per intere generazioni che negli anni hanno trascorso la propria gioventù qui in questa piazza. Si sono formati, sono cresciuti e soprattutto hanno dato vita a un intero gruppo di ragazzi che oggi hanno veramente un ruolo all'interno di questa società. Quindi da sempre la Piazza Santissima Trinità ha rappresentato un luogo di aggregazione. Per questo, sin dalle prime ore, per questa amministrazione è stata questa una priorità. Noi speriamo che questa bellezza possa essere conservata nel tempo. Siamo anche consci che le difficoltà ci potranno essere, però partiamo dal presupposto che per gli andriesi rappresenti questa veramente un bene da custodire, rappresenti un patrimonio da tenere stretto tra le proprie mani. Per cui noi siamo felici degli sforzi compiuti, sia da un punto di vista ambientale, quindi anche tutto ciò che è stato posto, quindi la presentazione di tante piante, tante tipologie di piante, così come anche il prato, e anche di tutti quegli aspetti architettonici che sono stati curati in maniera precisa e puntuale. Infatti colgo l'occasione per ringraziare sia il settore lavori pubblici e il settore ambiente per l'opera che hanno posto in essere, così come anche tutti i progettisti e l'impresa di Santo che ha realizzato i lavori. Da Andria per News 24.city, Davide Suriano.